Salve a tutti cari amici, bentornati sul mio canale, benvenuti ovviamente se è la vostra prima volta qui da me, sono sempre il vostro Sean Silver e oggi un altro breve video, spero breve appunto e esaustivo soprattutto, di Elden Ring dove andremo a prendere un amuleto leggendario. Praticamente è l'amuleto evolutivo di questo, il favore dell'albero madre più uno. Io, come vedete, ho anche il favore dell'albero madre base, li prendete in scala. Noi dovremo prendere il favore dell'albero madre più 2, che è un amuleto che vale anche per il nostro trofeo di tutti gli amuleti leggendari, tutti i talismani, pardon. Quindi noi siamo qua alle terre proibite. Questo è il passaggio che vi porta al nord, appunto, che sbloccate dopo Margot, ma soprattutto dove potete ottenere questo amuleto importantissimo, ragazzi, dopo che Rinde diventa la capitale delle ceneri, cioè dopo i fatti di questo luogo qua, no? Quando finite, praticamente battete Malekith come boss, battete appunto Farumazul in frantumi, finite tutta la zona, arriverete alla capitale praticamente in cenere, e a quel punto dovrete tornare qui alle terre proibite e partire da qua, che è il nostro best start per fare questa cosa. Allora, penso che vi siete raccapezzati tutti. Partiamo e prendiamo l'ascensore. Dobbiamo prendere due ascensori. Io li ho già abbassati barra alzati per risparmiare tempo. Eccoci qua. Prendiamo il primo dei due ascensori e saliamo. Saliamo in superficie. Questo pezzo, ragazzi, va fatto tutto senza torrente, purtroppo. Quindi è tutto a piedi. Quindi, ok, usciamo fuori easy easy e proseguiamo. Qui ci troverete un cavaliere, dei soldati, io li ho già abbattuti, e poi ci saranno ben tre belve lucerate nella parte in cui andremo, che io ne ho già abbattute due, la terza non dovrebbe darci fastidio, lasciatela lì. Quindi nulla mi vieta di andare ad abbattere in seguito. Comunque, non vi danno niente, non vi danno dei semi, non vi danno nulla. Qui vedete i vari cadaveri di nemici che abbiamo lasciato indietro, no? Quindi tranquillamente io in questo modo ve lo faccio più facile possibile, più veloce possibile in dolore video. Allora, torniamo indietro, andate fino a quella torre, eccoci qua, e prendete l'ascensore, qui c'è la leva. Scendiamo e torniamo nella capitale. Questa parte, ovviamente, questo video, è inutile che ve lo dico prima che vedete la zona che sto per mostrarvi, è spoiler, quindi chiudete il video adesso se non volete avere spoiler, ragazzi. Però vedete, Linda è capitale cinerea, però questa è la zona che apparirà a fine gioco, dopo i fatti di Farumazul. Quindi passate di qua, vedete anche tutte le fiamme, sono tutti, è l'albero sacro che è in fiamme a questo punto del gioco. Quindi scendiamo. Ora qua dovrete combattere ben due belve, una alla volta, fortunatamente, però le dovrete combattere. Vedete che là ce n'è una. Aspettiamo che si muova. Noi dobbiamo raggiungere quell'oggetto che c'è là, vedete? Ce n'è un'altra. Non l'avevo preventivata, ragazzi. Vediamo se riusciamo a passare. Ok, correte di qua. Salite qui, raccogliete il talismano, via, e via di corsa. Guardate quante ce ne sono. Certo, qui venite a farmare bene, eh? Ammazzando queste belve qua. Io ho ammazzato quelle che ci avrebbero potuto impensierire. Adesso corriamo a metterci al sicuro. Qua non ci inseguono più. Perfetto.
Allora, signori, finale di video veramente tirato, tirato, tirato. Ed eccoci qua. Abbiamo ottenuto il nostro talismano dell'albero madre più 2, che fa lo stesso effetto dell'altro, però molto più evoluto. Vigore, carico, PV, equipaggiamento. Ecco. Talismano raffigurante, una benedizione dell'albero madre. Incremento notevolmente PV, vigore, carico equipaggiato massimo. Si narra che questi talismani siano stati consegnati personalmente dalla regina Marika al principio dell'era dell'albero madre. Quindi, ragazzi, ecco qua, noi siamo in fine di video. Spero che questo video vi sia stato utile per individuare dov'è l'amuleto appunto dell'albero madre più 2 che vale per il trofeo di tutti gli amuleti, ragazzi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Vi chiedo di lasciare like se ovviamente questo video vi è piaciuto, vi è stato utile. Vi chiedo se vi piacciono i miei contenuti di iscrivervi al mio canale per sapere quando e come metto online un altro video di Elden Ring, che in questi giorni me ne sto portando veramente tanti. Alla prossima, ciao a tutti e ovviamente ancora una volta grazie di aver visto il video.